I comuni del Basso Tavoliere fanno squadra per intercettare le risorse del CIS2 in attesa del PNRR. È stato presentato a Stornara un progetto di cooperazione che vede coinvolte le municipalità dei centri dei cinque reali siti, più Cerignola e Zapponeta. Un piano da 74 milioni di euro che punta a valorizzare la filiera agroalimentare di un'area tra le più ricche dal punto di vista delle materie prime, ma che conta soltanto 7.500 euro di reddito medio pro capite. Innanzitutto è la prima volta credo, nella storia di questo territorio che è tra l'altro molto vasto in termini di chilometri quadri e i comuni si associano e collaborano. Lo scopo è quello di presentare un progetto univoco ed uniforme per lo sviluppo territoriale in ambito turistico e agroalimentare, due ambiti che sono strettamente connessi tra di loro. Da questa presentazione parte una candidatura alle risorse che saranno stanziate nei prossimi anni, con tutta la fase di concertazione che è stata seguita dal senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Pellegrini. Sì, io credo che il messaggio positivo che viene fuori da questa conferenza stampa, ma in realtà dal lavoro degli ultimi 2 anni, è proprio quello. Si è dimostrato, questo territorio ha dimostrato di saper fare rete. Diciamo, è un po' una novità per la provincia di Foggia, ma noi siamo davvero soddisfattissimi che questo sia accaduto e crediamo che sia il primo, come dire, di una lunga serie. Dobbiamo fare rete, dobbiamo fare sistema, siamo capaci a farlo, abbiamo una provincia da valorizzare al massimo delle sue potenzialità e quindi abbiamo tutto per andare avanti e per fare bene, per creare lavoro, per creare sviluppo, per creare benessere su questo territorio. Alla tavola rotonda era presente anche il neosindaco di Cerignola Francesco Bonito, che ha sottolineato l'importanza del metodo, guardare oltre i campanilismi, e la necessità di rivalorizzare le aree industriali dei comuni. A margine, l'appello dell'ex giudice a cercare risorse per assumere personale al fine di curare la fase di progettazione. L'opportunità che noi cogliamo di stare insieme, di fare insieme, di raccogliere le energie di ciascuna municipalità per poter fronteggiare situazioni importanti e le occasioni importanti che ci sono date dal PNRR per le nostre popolazioni. Va peraltro sottolineato che le grandi difficoltà che noi troveremo come comuni in questo momento per cogliere la grande occasione storica che ci viene fornita è quella che non abbiamo personale, che non abbiamo soggetti specializzati che ci possano aiutare nella istruttoria delle domande e nella individuazione anche degli obiettivi da raggiungere.